uno degli effetti del long covid è la missi nei bambini. La Fondazione Ebris di Salerno ha avviato uno studio. Professore Fasano, ma quali sono i sintomi di questa sindrome? Questa sindrome è lo scenario peggiore possibile del long covid, cioè hai un'infezione a volte senza sintomi o con sintomi banali come il raffreddore, il naso che ti cola, perché i sintomi in età pediatrica non sono così violenti come negli anziani. Poi passano delle settimane e poi dopo queste settimane si comincia a verificare questa insorgenza di sintomi importanti che a seconda degli organi colpiti, quelli più frequenti sono il tratto gastrointestinale, il cuore, a volte il cervello, hai dei sintomi severi di, diciamo, di disfunzione cardiovascolare, di problemi dal punto di vista cognitivo, eccetera, eccetera, che ti portano in ospedale. Questo è dovuto a questa tempesta di queste citochine, che sono queste sostanze chimiche che mediano l'infiammazione e che colpiscono diversi organi. Noi purtroppo fino a poco tempo fa avevamo niente, o poco o niente, cioè delle terapie palliative per frenare l'infiammazione. Però, grazie a degli studi fatti qui ad Ebris in collaborazione con i colleghi a Harvard, abbiamo capito del perché. Cioè esiste un passaggio di particelle virali dall'intestino, dove il virus trova una sua nicchia biologica, in circolazione, e queste particelle creano questa risposta immunitaria che porta a questa tempesta citochinica, che poi offendono diversi organi. Poiché abbiamo capito il perché, abbiamo adesso un farmaco che è un inibitore di una molecola che consente questo passaggio di queste molecole virali dall'intestino in circolazione e quindi previene questo passaggio. Abbiamo avuto dalla Food and Drug Administration il permesso dell'uso compassionevole di questo farmaco in un primo bambino, poi in un secondo, insomma l'abbiamo fatto in 5 bambini e funzionato bene, e adesso sta in fase 2 di clinical trial, doppio cieco. Il farmaco, professore Fasano, potrebbe arrivare anche in Italia? Se questa fase 2 si completa in modo positivo, la prossima fase, che è quella poi prima del permesso della commercializzazione di questo farmaco per questo specifico uso, ma non solo per questa sindrome, ma anche per altre forme di long covid, avremo sicuramente una fase 3 anche in Italia. Professore Fasano, come Fondazione Ebris state lavorando anche per quanto riguarda un antivirale? Noi abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere un vaccino anti-Covid in tempi straordinariamente brevi, però il vaccino ovviamente ha delle grandi limitanti, cioè nel senso che innanzitutto per fare una vaccinazione di gregge avremmo dovuto avere l'80% della popolazione mondiale vaccinata per bloccare la circolazione del virus. Sappiamo bene che vuoi per gli anti-vax, sentimenti di scetticismo, ma soprattutto perché nei paesi in via di sviluppo non ci sono le condizioni economiche per una penetrazione della vaccinazione così importante, noi non siamo stati capaci di bloccare la circolazione del virus, e da qui l'apparizione di mutazioni come Omicron, eccetera, eccetera, compreso quello attuale. Qui ci vuole un antivirale, ce ne sono pochi, a Ebris proprio abbiamo sviluppato un antivirale che ha questa capacità, e questa capacità è specifica per il coronavirus del SARS-CoV-2, ma anche per altri coronavirus. L'idea è di darlo per uno spray nasale, per cui se sei stato a contatto con un individuo con il Covid, se hai fatto un tampone, se sei positivo, qualcheduno in famiglia ha il Covid, ti fai uno spray e se sei stato infettato non lo trasmetti, quindi fai due cose buone. Non fai infezione tu e non trasmetti il virus, e quindi si blocca la circolazione. C'è un limite di tempo per lo spray, professore Fasano? Allora, lo spray in genere avrebbe molto più efficacia se preso nei primissimi giorni di contatto o di positività, perché ovviamente quando il virus entra nelle vie aeree, che è la porta d'ingresso nel nostro corpo, ci rimane per alcuni giorni, poi con lo starnuto si diffonde in giro oppure trova questa sua nicchia appunto nel sistema gastrointestinale. Se noi agiamo in quella finestra eviteremo sia la persona infettata di avere problemi tipo long covid, ma soprattutto eviteremo che questa persona lo trasmetta a altre persone.